Bene, oggi andiamo a fare, innanzitutto buongiorno a tutti voi. Oggi andiamo a fare una torta salata. Gli ingredienti sono una pasta sfoglia di quelle che ho comprato al supermercato, una piofila che se è rotonda è meglio, io non ce l'avevo rotonda, quindi ho usato una un po' oblunga. Abbiamo delle patate che abbiamo già passato in padella, a quadratini. Abbiamo dei quadratini di prosciutto cotto. Abbiamo due mozzarelle tagliate in questo modo, o a quadratini o a filetti, come volete. E poi abbiamo delle patate tagliate finemente. Quindi adesso andiamo ad assemblare la ricetta. Bene, abbiamo fatto uno strato di patate sotto, poi abbiamo fatto uno strato di prosciutto cotto. Adesso andremo a fare uno strato di mozzarella. Allora, le patate che ho usato saranno state circa 300 grammi. Poi ci sono 180 grammi di cubetti di prosciutto cotto e due mozzarelle da circa 120 grammi l'una. Adesso andiamo a finire di assemblare. Bene, abbiamo messo la mozzarella. Bisogna sistemarla bene, in modo che sia uniforme, abbastanza, perché poi la mozzarella si scioglierà. E quindi, secondo me, diventerà buonissima. Adesso, con queste sfogliettine, di patate, andiamo a chiudere in questo modo. La torta salata. Bene, abbiamo tolto con la forbice i rimasugli della pasta sfoglia che sono rimasti dalla parte. Quindi adesso andiamo a salare. E a peppare. Vi ricordo che anche le patate sono state salate e peppate. Quindi adesso andiamo a chiudere un po', ecco. E metteremo in forno per 45 minuti a 180 gradi col forno statico. Bene, la torta salata con il prosciutto, la mozzarella e le patate è pronta. Profumo ottimo, è venuta benissimo, anche visivamente è molto bella. Non mi resta altro che augurarvi buon appetito e di chiedervi ancora una volta di iscrivervi al mio canale.